Andando avanti con il nostro programma, vedo già collegati la prossima azienda, eccovi qua, che è ERA SPA. Può tranquillamente accendere il microfono, ecco, perfetto, e prendersi lo schermo per fare la sua presentazione. L'avvertirò io quando mancano un paio di minuti. Allora, intanto mi presento, io sono Laura Taurisano, lavoro in ERA da ormai 4 anni, mi occupo di selezione e mobilità interna per tutto il gruppo, quindi della presa dei fabbisogni e delle ricerche che abbiamo aperte sia internamente che esternamente, di orientamento al mondo del lavoro e di welfare, ovvero tutte le iniziative e i servizi volti al benessere del dipendente. Di cosa si occupa ERA? ERA si occupa di una multi-utility che si occupa degli ingranaggi della quotidianità, ovvero di acqua, luce, raccolta differenziata e gas. Sono tutte le utenze che possono arrivare non solo nelle vostre case, ma anche nel comune e quindi nei centri commerciali, nelle scuole, nelle università, e per far sì che tutto questo funzioni vuol dire che dietro c'è una macchina che lavora per far funzionare tutti questi ingranaggi. Questa macchina è composta da più di 9.000 dipendenti che servono più di 300 comuni per arrivare a quasi 4, a più di 4 milioni di cittadini. Questo cosa vuol dire? Che noi non solo agiamo per lavorare e per far arrivare a voi tutte quelle utenze senza farvi rendere conto che dietro c'è una macchina che lavora, ma ci poniamo anche degli obiettivi. I nostri obiettivi primari sono quello della sostenibilità e quello dell'innovazione, obiettivi che riguardano non solo le aree inerenti al mercato e quindi effettivamente alla vendita, all'utilizzo o alla trasmissione delle utenze, ma anche nelle aree di staff. Ci occupiamo nella parte del recupero energetico degli impianti del servizio idrico. La parte dei servizi ambientali ha creato prima un cassonetto energeticamente autonomo. Al momento abbiamo il cassonetto intelligente che va a pesare la quantità di raccolta differenziata e indifferenziata che andiamo a promuovere, a produrre, e cerchiamo sempre di più di migliorare l'innovazione di questi processi, di questi servizi, di questi mezzi che abbiamo a disposizione per aumentare la sostenibilità al servizio non solo della quotidianità dei cittadini, ma anche alla sostenibilità del pianeta che ci ospita. Oggi volevo anche parlarvi di quello che vuol dire poi lavorare nel gruppo. Come vi ho detto prima, nel lavoro del gruppo, una volta superato la fase di selezione, il dipendente si troverà a entrare in un sistema in cui le risorse umane cercano di creare un percorso per ognuno di noi all'interno dell'azienda e quindi ci sarà modo di formarsi continuamente, quindi evitare di pensare che una volta raggiunti all'università, alla laurea, si è smesso di studiare, di ricevere formazione. Perché? Perché ovviamente con l'innovazione che continua, con i programmi che evolvono, con le tecnologie che ci sostengono sempre di più, è sempre più frequente che doverci continuare a formare per non rimanere indietro, per rimanere al passo con i tempi. Abbiamo poi dei processi di sviluppo che fanno evolvere appunto il ruolo all'interno dell'azienda e il welfare che vi ho citato prima, che si occupa appunto di tutte le iniziative e servizi volti al benessere individuale. Questo crediamo sia fondamentale per accompagnare il dipendente una volta entrato in azienda. Ma come fa ad entrare all'interno dell'azienda? Il nostro processo di selezione consta di queste 5 tappe. La quinta tappa è la scelta del candidato, è quello che permette a noi di scegliere il candidato ideale, a voi di poter ottenere quello che è il vostro obiettivo professionale o quello che è il vostro obiettivo per il momento lavorativo, e si parte da quello che è l'invio del CV. L'invio del CV permette a voi di inserire il vostro curriculum, il vostro biglietto da visita all'interno del nostro database. Noi, nel momento in cui apriamo una posizione, non facciamo altro che interrogare il nostro database attraverso delle parole chiave che fa emergere quali sono i CV in linea con la posizione che troviamo. Per
Perché dirvi questo? Perché il CV viene sempre vissuta quasi come un momento inutile, perché è il colloquio, quello, lo spazio e il tempo in cui ci giochiamo la missione o meno in quell'azienda, la missione o meno in quell'università. In realtà, inviando il CV è come se voi inviaste un biglietto da visita che parla per voi. Quindi per poter arrivare al colloquio, il primo step fondamentale è la possibilità di far leggere ai recruiter dell'azienda quello che è il vostro curriculum e farlo diventare un curriculum parlante, un curriculum che fa venire voglia di trovarvi al colloquio e quindi di conoscervi e di approfondire la vostra conoscenza. Gli step intermedi variano a seconda delle aziende e a seconda della grandezza dell'azienda. Quindi se si tratta di un'agenzia per lavoro, se si tratta di una piccola azienda familiare, se si tratta di una media grande azienda o di un'azienda multinazionale, questi step andranno a variare. Quello che può avvenire in ERA sono sostanzialmente la call di conoscenza che serve a testare la motivazione e la disponibilità, il colloquio, stacco lo step, dallo step 2 al 4 perché vi racconto dopo lo step 3, il colloquio, che solitamente sono due fasi, quello motivazionale creato dalle risorse umane per testare le prime competenze tecniche e il lato attitudinale, e quello tecnico che si effettua con il responsabile con cui poi vi trovereste a lavorare ogni giorno per testare le competenze tecniche approfondite. In alcuni casi e per alcuni ruoli potrebbe esserci anche un colloquio di gruppo al posto del colloquio individuale. Il videocolloquio non è uno step sempre presente, ma in alcune selezioni ci è utile per scoprire qualcosa di più rispetto al vostro CV. Quindi soprattutto nelle selezioni in cui vogliamo evitare di fare magari troppi colloqui e ci arrivano troppi CV, per riuscire a fare una discrimine maggiore tra le persone che effettivamente sono allineate o meno a quel ruolo, inviamo un link per effettuare un videocolloquio. Durante il videocolloquio vi si chiederà sostanzialmente di registrare un video di presentazione e raccontare perché siete interessati per quel ruolo, e ci sono poi delle prime domande per testare se si è allineati o meno a quel ruolo. Non sono domande tecniche specifiche, ma è semplicemente per capire quali sono le aspettative, gli interessi e le prime competenze rispetto a quella posizione. È come se voi stesse creando un CV parlato in linea con quella posizione, quindi con domande specifiche per quella posizione. Tutto questo ve l'ho raccontato perché? Perché è quello che vi troverete ad affrontare qualora voleste lavorare in ERA, e per farvi capire appunto che per la scelta del candidato l'invio del curriculum è un momento saliente. Vi invito, vi ho detto prima che soprattutto quando ci sono dei gestionali all'interno di un'azienda, il database viene interrogato per parole chiave. Vi invito a leggere molto bene gli annunci che sono presenti sui siti o su qualsiasi annuncio che voi volete, a cui voi volete candidarvi per quella posizione lavorativa. Perché? Perché all'interno dell'annuncio ci sono già le parole chiave necessarie per quel ruolo, e avere un allineamento tra quello che avete inserito nel curriculum e quello che si chiede nell'annuncio non fa altro che aprirvi la porta agli altri step. Oggi non vorrei parlarvi molto altro di quello che riguarda ERA, perché abbiamo un sito già molto esplicativo, perché molti di voi saranno già nostri clienti, perché potete trovare delle informazioni su ERA. Ora vi vorrei raccontare un po' quello che guardiamo noi nel processo di selezione, e vi invito nelle domande a togliervi qualsiasi dubbio, a sfruttare questa opportunità per fare qualche domanda a chi potrebbe selezionare il vostro curriculum, per avere chiare quali sono gli elementi che aprono la porta a quel vostro obiettivo professionale. E ricordiamoci che avere l'obiettivo professionale ci permette di fare un lavoro che ci piace, e un lavoro che ci piace è il nostro è il contesto in cui noi riusciamo a dare il nostro apporto, è il contesto in cui riusciamo a fare la differenza, è il contesto che ci permette anche di lavorare tanti anni in un'azienda o tanti anni in un ruolo professionale.
Per questo la prima domanda, che non vuole essere una domanda filosofica, poi la portiamo sul concreto, è il chi sei. Perché? Perché per trovare il proprio obiettivo professionale, per capire quali sono i ruoli adatti a noi, non dobbiamo far altro che chiederci cosa ci piace e cosa ci piace nella quotidianità. Partendo da quello che siamo, ad esempio, ho scelto una laurea scientifica umanistica perché preferivo delle materie scientifiche, ma all'interno del percorso di laurea mi sono reso conto che preferisco determinate attitudini, preferisco determinate materie, preferisco dover aggiungere un ruolo relazionale all'analisi dei dati. Sono tutti elementi che possono esservi d'aiuto nel capire quali sono i ruoli adatti a voi. E non fatevi trarre in inganno dal ruolo, cioè voglio fare l'avvocato, ma andate a cercare davvero cosa fa l'avvocato nelle sue giornate quotidiane. Io sono allineata a quelle caratteristiche? Sì, no. Se sì, continuo e invio la mia candidatura a tutte le possibilità, gli studi per poter poi intraprendere la professione di avvocato. Se no, capisco quali altre porte mi apre quel ruolo professionale e quindi in che modo, da quello che ho scoperto grazie al mio percorso universitario, posso andare a delineare per creare il mio percorso professionale. Un altro esempio può essere: sono molto orientata verso gli sport individuali. Perché? Perché voglio sentire la responsabilità personale della vincita o della perdita di quel torneo. Oppure preferisco gli sport di squadra perché preferisco sentirmi un pezzo di un puzzle all'interno di quella gara, perché voglio che non solo io, ma le mie attitudini insieme a quelle della mia squadra che ci portano alla vittoria e possiamo poi condividere. Mancano un paio di minuti. Quindi questo ci permette di capire chi siete e formare il vostro curriculum. Nel vostro curriculum voi siete già abituati a inserire tutte le competenze tecniche. Quello che vi invito a fare è analizzare un po' le competenze soft. Diverse ricerche ad oggi dimostrano come è molto più difficile insegnare una competenza soft che una competenza tecnica. Perché? Perché con l'innovazione è normale che aumentino e migliorino sempre di più i programmi e quindi dovrete comunque continuare a studiare. Passo qui velocemente, perché non abbiamo tanto tempo, i template dei vari CV. L'Europass vi rende tutti uguali, quindi eviterei di utilizzare qualcosa che vi mette una divisa e che soprattutto da neolaureati non fa altro che rendervi troppo uguali inserendo informazioni di più di quelle che servono al recruiter. Scegliete un template simile al primo, ci sono tantissimi browser, siti che vi permettono di creare dei CV. Browser no, perché su Google semplicemente potete cercare di diversi siti e creare il vostro curriculum, e create un CV di una o due pagine. Quali sono gli elementi da considerare all'interno del CV? Mettete una mail professionale con nome e cognome. Raccontate le vostre esperienze lavorative, anche se ne avete fatte tante, anche se sono tirocini curriculari, anche se sono esperienze extra professionali, nel senso non in linea con il vostro percorso universitario, ma raccontano qualcosa di voi, raccontano in che modo vi siete messi in gioco durante questi anni, e mi raccomando, raccontate dall'esperienza più recente e man mano a quella più lontana. Fate attenzione agli errori ortografici, perché? Perché ovviamente se il vostro biglietto da visita è un po' come se stesse mandando un messaggio al ragazzo o alla ragazza che vi piace e vi chiedete come scriverlo, la stessa cosa dovete creare col CV. Arrivo soltanto al colloquio e poi ho concluso. Attenti al colloquio. Mi soffermo solo su due elementi. Sul rispondere non lo so a delle domande di cui effettivamente non conoscete la risposta. Avete fatto già diversi diversi esami, quindi immagino che vi abbiate anche preso un po' di mistichezza nel rispondere a delle domande che non vi sono totalmente chiare. Ma durante un colloquio rispondere non lo so ad una domanda non fa altro che farvi perdere l'opportunità
di far vedere in che modo vi aspettate quella determinata cosa, in che modo ragionate, in che modo riuscite ad analizzare la situazione anche senza conoscerla. Cioè, se io vi chiedessi com'è il processo di selezione nera, ora avete più o meno una panoramica e quindi potreste più o meno conoscerlo, ma prima di questa presentazione, invece di rispondere non lo so, avreste potuto comunque dirci qualche informazione, farci vedere qual è il vostro pensiero al riguardo. Mi soffermo sulla trasparenza perché dovete raccontare voi stessi. Se raccontate un'altra persona, venite scelti per quello che raccontate. Quindi magari vi trovate in un contesto che non fa proprio al caso vostro. L'ultima slide, e mi soffermo su due elementi in particolare, ovvero il chiedere subito la retribuzione, perché è un vostro sacrosanto diritto avere una retribuzione, semplicemente non è la prima domanda che farei al colloquio, perché l'azienda vuole vedere la passione che avete per quel ruolo, l'azienda vuole vedere la motivazione che vi porta ad alzarvi la mattina per andare a fare quella professione. E la motivazione, la prima motivazione, non può essere solo la retribuzione, perché a lungo andare non basta più. Ed è per questo che nel primo colloquio forse è il caso di far emergere quella voglia. Avete studiato tanti anni per raggiungere un vostro obiettivo, fate emergere qual è la vostra, come vi immaginate una determinata attività, chiedete, siate curiosi su come quel determinato ruolo è fatto all'interno di quell'azienda, come viene svolto all'interno di quell'azienda. Quindi in era potete chiederci come funziona il trattamento delle acque, quali sono i nostri principi di sostenibilità, quali sono i nostri progetti futuri per quanto riguarda l'ambito ambientale, potete chiederci come acquisiamo nuovi clienti, cioè siate curiosi in base al vostro ambito ovviamente e lasciate poi la retribuzione a un secondo o un terzo incontro. Arrivo all'ultimo che è non informarti sull'azienda. Perché? Perché l'azienda come vuole conoscervi per l'interesse nei confronti del ruolo e quindi per la vostra motivazione è anche un po' narcisista, quindi vuole sentirsi scelta. Ci rendiamo conto che dei neolaureati mandano dei curriculum perché vogliono fare esperienza, perché vogliono conoscere le diverse possibilità, ma nel colloquio, in quei 20 minuti, mezz'ora, un'ora che sia con quell'azienda, arrivate preparati, arrivate a capire se avete dei valori allineati, se è un contesto che potrebbe piacervi, se effettivamente è un'azienda che possa motivarvi. E non c'è necessariamente non c'è un'azienda che può motivare tutti quanti, è un'azienda sbagliata, c'è quella allineata rispetto alle nostre caratteristiche. E quindi informatevi, fate sapere che volete effettivamente quell'azienda. Io credo di grazie ho fatto mille. Un tour de force nel raccontare, ma volevo trasmettervi un messaggio chiaro, nel senso che era a tantissime posizioni. Quindi era inutile oggi farvi vedere il panorama delle 500 selezioni, 600 che facciamo durante l'anno. Non le pubblichiamo tutte, quindi se siete interessati al gruppo, candidatevi anche come una candidatura spontanea, perché tanto entrate a far parte dello stesso database, e incuriositevi, volevo lasciarvi qualcosa che poteva essere utile trasversalmente e non nei singoli contesti, nelle singole professionalità. Spero di esserci riuscita. Sì, grazie mille. Allora, innanzitutto, subito, se per piacere ci potrebbe inviare qua nella chat, lo può scrivere qua nella nostra chat, noi lo pubblichiamo su YouTube, un indirizzo email per l'invio del CV, se c'è. Ok. Se molto brevemente, perché siamo in ritardo, può rispondere a un paio di domande. Allora, la prima è se è previsto un inserimento nel reparto economico già da quest'anno, per una figura, diciamo, triennale in economia, e magari nella zona di Ferrara, ecco. E poi sempre se è previsto, se vi interessa come figura professionale nell'ambito dei trattamenti dei rifiuti, un biotecnologo ambientale, però questa volta magistrale,
se, scusi, gliele sto facendo tutte così può rispondere, se prendete anche in considerazione candidature per tirocini curriculari. Allora, rispondo. La prima, la mail. Per inviare la vostra candidatura, in realtà basta andare su Google, cliccare il sito del gruppo ERA, sezione lavora nel gruppo, e trovate sia le posizioni lavorative, se non dovesse esserci, come dicevo prima, la posizione lavorativa in linea con le vostre caratteristiche, inviate una candidatura spontanea. Per qualsiasi problema, c'è comunque un indirizzo mail a cui potete scrivere, che è eracv@gruppoera.it. Non mandate però il curriculum all'interno di quella candidatura, perché non vi permette di accedere al database. Mentre facendo candidatura spontanea, grazie a lavorare nel gruppo presente sul nostro sito, riuscite a inserire la candidatura nel nostro database, che è quello che interroghiamo per qualsiasi posizione. Poi passo alle posizioni lavorative. Come dicevo prima, ne abbiamo diverse nei diversi territori, che i nostri territori principali sono Emilia-Romagna, Marche e Triveneto. È inutile andare a delineare quello che è aperto in questo momento, perché poi noi lavoriamo più o meno trimestralmente e abbiamo quindi sempre delle nuove ricerche. Quello che vi dico è, sicuramente ci interessa l'ambito ambientale, sicuramente ci interessa l'ambito economico, quindi non fermatevi se non trovate delle candidature e mettetele come candidatura spontanea. L'ambito economico, vi dico che la maggior parte delle sedi è più inerente verso Bologna, Imola. Questo non toglie che ci possa essere qualche opportunità anche a Ferrara, ma sicuramente è minore come percentuale rispetto alla sede principale, che per la parte più economica è Bologna ed Imola. Ultima, tirocini curriculari sì, ovviamente non abbiamo sempre disponibilità di accoglierli in azienda, ma siamo aperti a farlo, quindi basta inviare la richiesta sul portale dell'Unife e quindi inviarci l'interesse nei confronti del gruppo ERA e di effettuare un tirocinio curriculare all'interno del gruppo. Io la ringrazio tantissimo per aver risposto in maniera breve alle nostre domande degli studenti, e abbiamo scritto quello che lei ha messo nella nostra chat su YouTube e la ringraziamo ancora per il tempo che ci ha dedicato. Grazie mille a voi, in bocca al lupo per il futuro.